La chimica accompagna l'uomo da quel lontano giorno nel tempo in cui mani rozze ma cariche di speranze domarono il primo fuoco. Quegli uomini non lo sapevano, ma avevano appena addomesticato una reazione chimica. L'ossidazione della cellulosa contenuta nelle foglie e nel legno produce luce e calore. Da quel giorno in avanti la storia dell'uomo fu un susseguirsi di nuove scoperte e nuovi utilizzi. Siamo circondati dalla chimica. La rivoluzione verde della chimica si basa su una serie di nuove scelte produttive. Perché un impianto chimico industriale possa definirsi verde, deve rispettare una precisa serie di regole. Deve utilizzare materie prime naturali prodotte localmente. Deve riutilizzare gli scarti. Deve utilizzare fonti energetiche rinnovabili. E deve risparmiare energia. Le bioplastiche rappresentano una novità molto interessante con delle applicazioni davvero sorprendenti. Sono ottenute a partire da diverse materie prime, quali l'amido di mais, l'olio di girasole, la cellulosa e la lignina. E sono completamente riciclabili.